Cluster all'ospedale di Pescara. Nelle scorse settimane numerosi casi di contagi da Covid in diversi reparti e al CUP che complicano la situazione di un nosocomio già in affanno. Il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli punta il dito contro la gestione della ASL e ha posto un'interpellanza in regione a seguito della quale il 21 gennaio è stata istituita una commissione ispettiva. Nessuna risposta invece alle altre domande, soprattutto per individuare le motivazioni, le cause per cui si sono sviluppati questi contagi, chi e quando fanno i tamponi all'interno dell'ospedale, tra naturalmente personale sanitario, ma anche il personale delle ditte esterne. Se i reparti hanno le stanze grigie capaci di ospitare un solo paziente e se perché continuano i contagi all'interno dell'ospedale di Pescara, che si registrano anche in queste ore. Il 3 febbraio, per la terza volta ancora in ortopedia, un nuovo contagio. Ieri e l'altro ieri anche in ematologia e in medicina e ancora presso la RSA di Città Sant'Angelo, dove purtroppo dei 16 infermieri che prestano lì servizio, 11 sono attualmente positivi, contagiati da un paziente che è stato trasferito lì il 15 di gennaio, naturalmente sostituito con personale molto giovane e anche inesperto. Ma soprattutto la situazione che c'è ancora in questa RSA, dove ci sono tre persone positive e due negative, e con una struttura che non ha neanche gli strumenti per poter fare un emogas ed è completamente abbandonata. Assieme a questa, la situazione del CUP, dove non c'è contingentamento all'ingresso, ogni giorno entrano lì centinaia e centinaia di persone, anche anziane. E la stessa situazione invece riguarda anche il pronto soccorso di Pescara, che è il vero fronte del pronto soccorso. Io da amministratore mi sono occupato molto del pronto soccorso nuovo, una struttura di 2.200 metri quadri. Il 20 novembre c'è una delibera della ASL con cui aggiudicano gli arredi di questo pronto soccorso. La Verice aveva assicurato che a gennaio sarebbe stato aperto. In realtà il pronto soccorso è pronto, gli arredi sono stati aggiudicati, potrebbe essere utilizzato in questo periodo per garantire il distanziamento delle persone che si recano in pronto soccorso in attesa del tampone. Invece sono tutti quanti lì accalcati ad attendere appunto il responso.